Una passeggiata simbolica partendo da quella che lei stessa e chi le sta accanto definisce la città più bella del mondo per sensibilizzare sulla ricerca che aiuti chi non ha la possibilità di camminare. Lunedì mattina, 28 giugno, è arrivata a Venezia Alice Leccioli, ragazza coparese di 19 anni che a causa di un distacco di placenta durante il parto ha riportato una diparesi spastica che non le permette di muovere le gambe in maniera autonoma. Ad accoglierla in rappresentanza dell'amministrazione comunale veneziana, l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini, per una camminata in piazza San Marco, resa possibile grazie al suo esoscheletro meccanico. Oltre alla maturità appena conseguita, Alice continua a rendere orgogliosa Copparo, dicono dal comune, che ha recentemente rinnovato la convenzione perché possa utilizzare le scuole di Ambrogio per allenarsi con l'esoscheletro. Ma sentiamo Alice lunedì mattina a Venezia. Sono qui a Venezia per fare una camminata simbolo, perché voglio essere nel mio piccolo la promotrice della robotica. Può fare tantissimo ragazzi come noi e veramente sono grata per questa giornata e di poter camminare in questa splendida piazza.